Ciao a tutti, io sono Giuseppe Brignani, ho 25 anni, ho studiato all'Istituto Tecnico-Tecnologico di Marsala e adesso lavoro nel campo dell'informatica. Lavoro in Danimarca, esattamente ad Aarhus, una delle città più grandi della Danimarca. Sono qui ormai da quasi 2 anni e mi occupo di sviluppo software per un'azienda. Mi sono diplomato esattamente nel 2014. Ricordi speciali della scuola ne ho tantissimi, onestamente. Ma devo dire che quelli che sono rimasti impressi nella mia mente sono esattamente il terzo anno e il quinto anno. Il terzo anno è il passaggio dal biennio al triennio, è stata un'emozione cominciare a studiare quello per cui mi ero iscritto all'industriale. E il quinto anno è stata anch'essa un'emozione perché ho dovuto dire arrivederci a un sacco di professori e all'istituto che mi ha formato per quello che sono adesso. Da giovani non ci si riflette molto, una cosa a cui ho riflettuto nell'ultimo periodo, esattamente negli ultimi 3 anni, qualcosa del genere, in cui ho realizzato che alcuni professori, tra cui Giovanvito Laudicina, la professoressa Angela Lagna e la professoressa Messina e il professore Ilari sono stati dei pilastri della mia formazione. E mi hanno lasciato tanti bei ricordi, tanta formazione, e di sicuro mi hanno aiutato in quello che è il mio risultato odierno. Il primo anno è stato un po' traumatico, passare dalle medie alle superiori, ma questo credo che sia per chiunque. La parte più interessante sarà di sicuro i laboratori di chimica e fisica del primo anno, quando abbiamo iniziato con chimica e fisica. Le prime lezioni in quei laboratori sono da non dimenticare perché tra emozione e come posso dire, ed entusiasmo hanno lasciato qualcosa che poi mi ha aiutato nello studio di queste materie, onestamente. Quello di cui mi occupo attualmente è lo sviluppo del software di gestione dell'azienda. Questo significa che il software a cui stiamo lavorando in questo momento andrà a gestire in un futuro, in circa 4 anni, tutti gli aspetti riguardanti la nostra azienda, dagli ordini alle finanze, all'aspetto legale, ai contatti col cliente. Io nello specifico mi occupo di back-end, che sarebbe la programmazione, chiamiamola così, dietro le quinte. Quello che l'utente finale non vede, quindi il sito web, per dire, c'è un pulsante, registrati. Quel pulsante è front-end. L'azione che viene replicata, quindi la registrazione dell'utente, è quella che fa parte del back-end. Un po' complicato da spiegare, semplicemente. Per arrivare all'informatica, sì, l'Istituto Tecnico Tecnologico di Marsala mi ha formato, mi ha aiutato parecchio in questa formazione, partendo appunto durante il triennio dalle prime lezioni di elettronica, quando si comincia a studiare le porte, per esempio porte AND, OR, NAND, eccetera, eccetera. Queste sono funzioni logiche che poi vanno applicate a linguaggi di programmazione, che possono essere dunque applicate a veri e propri casi di vita reale in applicazioni. E durante il mio triennio abbiamo anche studiato Visual Basic, che è un semplice linguaggio di programmazione, però anch'esso dà delle basi di informatica che servono appunto durante gli studi di altri linguaggi di programmazione. Ovviamente si parte da un semplice linguaggio di programmazione per poi andare a costruire altri aspetti. Una delle difficoltà della vita all'estero è di sicuro una barriera non indifferente, è la lingua. Io sono fortunato perché vivo in Scandinavia, in Danimarca, in cui la seconda lingua è l'inglese. Devo essere onesto perché non mi è mai piaciuto tanto l'inglese, non l'ho mai studiato, finché non sono arrivato alle superiori, in cui ho fatto il mio primo corso di inglese pomeridiano, il Trinity, e da lì E ho cominciato ad usarlo, a chiacchierare con i miei compagni del corso e da lì è stato in discesa. Inoltre voglio anche specificare che sono stato abbastanza fortunato di partecipare a due progetti realizzati dalla scuola, il Comenius,
con cui sono andato a vivere per 2 settimane all'estero, in Repubblica Ceca, e questa è un'esperienza che mi ha formato, perché in Repubblica Ceca non ho potuto utilizzare la mia lingua madre, l'italiano, e quindi dovevo comunicare in inglese. Un altro progetto è stato durante l'estate, ricordo lo stesso anno, in cui siamo andati per un mese a Dublino per un corso di inglese avanzato. Quindi ci sono svariati motivi per i quali iscriversi a questo istituto. Uno dei principali, secondo me, dovrebbe essere la passione per la tecnologia o un sentimento particolare verso di essa, che non significa elettronica, significa qualsiasi campo della tecnologia. Partendo dalla semplice, come ho già detto, elettronica, alla robotica o all'informatica. Questo è molto importante da capire. Inoltre vorrei anche dire che, specialmente durante il biennio, ho avuto modo di essere seguito particolarmente da tutti i professori nello sviluppo di alcune materie. Quindi ragazzi, vi invito a prenderlo in considerazione e ad iscrivervi se appunto vi interessa.